Amici di Golf Television, ben ritrovati da Golf Club Carimate. Enea da Missaglia ci chiede come mai i giocatori meno esperti colpiscono prima il terreno e poi la palla, fanno fatica a fare palla e zolla. Quello che è importante, Enea, è trovare un giusto bilanciamento, un giusto balance durante lo swing. È importante trovare la posizione corretta davanti a palla. Quando noi troviamo la posizione corretta davanti a palla, ci troviamo con lo sterno perfettamente sopra la palla, o la palla può essere poco a sinistra dello sterno. Noi dobbiamo riuscire a sviluppare lo swing mantenendo questa relazione esterno-palla. Se io dall'apice-momento tendo ad arretrare e quindi anticipo la rotazione del corpo, il mio esterno si è spostato dietro e corro il rischio di colpire prima. Questo è un errore classico tra i principianti, tra i giocatori meno esperti. Quindi riuscire dall'apice-momento a anticipare una rotazione, il peso viene a destra. Invece noi dobbiamo essere capaci di mantenere lo sterno perfettamente sulla palla in modo tale che quando carichiamo, quello è il punto basso dell'arco di movimento. Mi lascio caricare, colpisco e a questo punto posso muovermi in avanti. Vi aspetto alla prossima puntata.